Un'altra stupida cosa la voglio dire, è perché quando io recensisco un film, io non voglio mai svelare niente di saliente nella storia, perché già troppo i trailer lo svelano, già troppo la stampa lo svela, e io invece voglio solo mettervi curiosità di vedere Vice. Perché? Perché ci sono troppi motivi, perché è un film da ragionare, una commedia nella politica da sapere applicare e da saper trasmettere nella vita reale. Il suo pensiero. C'è Prego. qualcosa che mi ha turbato in tutto il film, e ora ho capito cos'era. È un film liberale. C'è solo quella visione. Interessante. Qualcun altro lo pensa? Uno, due, tre, quattro. Sì, parla Ma pure. riportano i fatti. No, l'avranno verificato. Con gli avvocati, che cosa c'è di tanto liberale? Figurati, libero ritardato. Ecco. Ok, scusate, vediamo. Quindi la capacità di riuscire a comprendere i fatti fa di me un liberale. Adesso ragazzi, A calmiamoci. te forse piace No, Hillary? abbassiamo un pochino i toni, ok? Idiota. Ok, intanto Hillary non è presidente, ok? La scimmia arancione che hai Ragazzi! assoldato! Ehi, presidente, Proprio la rovina il cosa paese migliore che di dici questo di amare! paese, Un favore, testa Johnson, puoi venire per favore? Dormi! Cerchiamo di farli smettere. Ragazzi, basta! Non vedo Smettetela, l'ora di vedere il nuovo ragazzi! Fast and Furious, sembra figo. Porco dove è Cazzo, geniale sto film, geniale! ragazzi. Geniale! Troppo geniale. Peccato che gli americani non capiranno un cazzo. Vabbè, Neanche gli italiani. è come il pubblico di massa di Sì. Cazzo, che cavolo. quella scimmia Quella arancione scimmia che hai arancione. assoldato. Oggi abbiamo visto Vice, alla fine abbiamo cambiato, siamo andati al Giulio Cesare e beh, ci sono certe cose che sono mitiche, insomma. E la prima domanda alla fine della proiezione mi viene proprio da chiedere, ma il pensiero degli americani su questo film, cioè lo capiranno o non lo capiranno? Allora, io prima di tutto di politica mi viene sempre più il dubbio di quanto ne capisco e di quanto scelte giuste possa fare. Secondo, cioè, essere alleati con l'America è giusto o non è giusto? Quanto dei nostri politici in confronto ci fa bene? Cioè, tante domande, però il film Vice veramente vale perché comunque sia ti apre come al solito ad orizzonti inaspettati. E il film lo devo ragionare per capirlo meglio, però vale. Come sentirete, cioè, il film è divertente, ben fatto, ben costruito. Manda il suo messaggio, cioè, Vice, vale la pena. Infatti, Giulio Cesare era tutto esaurito. Da me, stranamente, no, da me andava più Van Gogh. Vabbè, comunque, Vice vale la pena. È una splendida recitazione, un'ottima regia. Mi voglio andare a rivedere questo regista che film altri ha fatti. E stranamente, una volta che riesco a fare un commento in sala, è un film coinvolgente perché mette come al solito in luce la politica, quella che noi non vediamo, e le proprie idee dove vuole condurre. E noi, come dice Mattarella, giustamente facciamo sempre molto molto bene con i social a dire la nostra, a impuntarci sulle cose sbagliate, e a me viene da pensare anche sulle mie scelte politiche.
se veramente ho fatto la cosa giusta oppure no. Però non è il momento questo di parlare di politica italiana nostra. Ci siamo visti un bel film dopo il lavoro e...